Rischio morte di prima mattina. Yo yo yo! Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo alla palestra di Roccia, Ponte Compol. Percorsa tutta la Val Cimoliana, tutta fino al Ponte Compol, appunto. Tra l'altro qui scuole di arrampicata insegnano anche ad arrampicare i bambini. Sembra una falesia abbastanza semplice. Vediamo di fare due salite qua e dopodiché ci spostiamo in un'altra falesia ancora. Aieie, Brazzor! Spara? Il riscaldamento secondo me ci sta. Quindi settore ponte, sì. Ok, tutte da 10, 14 metri, dal 4A al 5C. Non no, c'è 5B. Di... 5B, neanche 5C, ok. Scarpette, rinvii e imbragator. Diretta? Diretta in fresca, guarda che spettacolo! Tichete, tacchete. Bam 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 bam. Falesia Ponte Compol. Falesia immersa nel Parco delle Dolomiti Friulane. Non molto interessante per la qualità della roccia, ma ottima per i principianti vista la spittatura ravvicinata e i gradi semplici. Oddio, ti dirò, spittatura vicina è un parolone. Con uno splendido panorama sotto il Monte Duranno. Che da qua non si vede. Iniziamo bene. Accesso da Cimolai, seguire le indicazioni per la Val Cimoliana, rifugio Pordenone. Dopo un chilometro circa si trova un ponte con una casetta in legno. La falesia si trova lungo il letto del torrente, ben visibile sulla destra. Il settore centrale si raggiunge continuando sulla sinistra del torrente per 100 metri. La falesia si trova sulla destra dopo le briglie di consolidamento del torrente. Siamo a 700 metri sul livello del mare. Settore del ponte, come vedete, non ci sono tante vie, ma ce le facciamo bastare, dopo andiamo nell'altra. Avvicinamento attaccata, caduta sassi 2. Qua sembra tranquillo. E da dove iniziamo? Io Luglia, vai su da solo. 4C vai su da solo, sì, sì. Tu 10 metri, facile, corta, placchettata. E io invece provo Englatega 5B, 12 metri, interessante placca con roccia discreta. Ale, Pietro. Allora, inizia bene qua, eh? Qua inizia proprio de merda. Sempre io, me la becco. Ok. Scivolosina, sta roccia comunque. Tutto uno scivolo qua, fiore. Porca troia, è mangiata. Allora, OK. Ok, bella lastra qua. Tiene. Un po' unta, che dici, Leo? Parecchio. Parecchio unta. Confermo. Trasette qua. Ok, buono. Buono. Ole. Blocca. Ok, la prima andata. Tranquilla, dai. Fame. Com'era sta Luglia? Nulla di eccezionale, però carino. Infatti anche là ce n'era uno piazzato in un angolino. Ragni a non finire. Per gli aracnofobici devi decidere, o cadi e ti fai male o ragni. Vai di ragna sto giro, mi sa. Cioè, la difficoltà di ste pareti alla fine è che sono unte. No, ecco, questa te la faccio partire a te. E che sono spittate vicine, un paio di pa. Qua c'è una parete da 10 metri, dove il primo spit è a 5. Buono. Adesso facciamo a Yeye, 5B, giusto? Ok, let's go.
Oh, bene, questa non si scivola. Dammi corda. Olè, dai, bella percorrenza. Questa era meno unta delle altre, quindi bene. Guarda te, se devo... Oh, blocca! Ui! Altra via, Montanella, che mi hanno già preparato i rinvii, quindi toppete. Ok, anche qua un pelo liscia. Be careful. Corda. Balla. Top, sì dai, andata su bene questa, bella. Pausa panino. Che pacchia oggi, super giornatina, eh? Questi qua a destra dovrebbero essere i 3A. Ok. Poi vedo qualcosa di sbagliato. E si può salire ancora quindi? Sì, teoricamente sì. Lì vedo un altro spicco. Stiamo risalendo ancora da Ponte Compolla. Andando ancora più in su si dovrebbe trovare altre... E scendiamo. Sì, scendiamo. Saliamo e scendiamo. Guidino? Da lontano si vede anche il Monte Duranno. Un giorno arrivo a scalarti, Io quasi quasi partirei col 5C in parte. Ci può fare, dai, sì. Dai, poi se proprio vogliamo facciamo una tirata più lunga su una di queste. Dopo magari veniamo... Dopo facciamo un salto qua, dai. Qua mi sembra che ci siano vie spittate molto molto basse. Molto basse means non qua, non qua, non qua, non qua, nemmeno qua, nemmeno lì. Cioè, ma stiamo scherziamo? Lassù. A lei Pietro, a lei Duro. Quello che facciamo adesso è portare una corda su Pupa e dopodiché, siccome qua il rinvio arriva lì, il primo, facciamo questo traverso, la portiamo lì. Maggiola è un 4C e facciamo anche quella. Evitando di farci tutto questo pezzo, usiamo questa strategia. Dobbiamo andare su quella di là? Esattamente. Abbiamo visto un po' di roccia friabile. Franabile? Non è che frana, è che fria. Vara di perderlo. Tac. Grande. Adesso devo tornare in là. Bene. Mi fai tu sicuro? Abbiamo un nuovo aggiunto. Buonasera. Mi raccomando. Mi raccomandi. Com'è andata Pietro? Una meraviglia vecchio. Piccoli busti dove puoi mettere le dita vecchio. È una meraviglia veramente. Boh, Maggiola 4C. Ci mettiamo a studiare geologia così capisco le conformazioni di queste. Sarei stracurioso di veramente. No, qua è veramente cazzuta, Altro che 4C. Posto? Ok.
E qua, grazie a Pietro, siamo arrivati sani e salvi. Avanti su, sì dai, bella appoggiata qua. Bella. Ale, sì, sto salendo giusto. Rusin qua, blocca Ale. Allora, comunque spettacolo il torrente così in pieno, vero? Eh? Una meraviglia, c'è una pace veramente con quest'acqua. Ale, corda, grande Dario. E pupa 5B, va bene. Anche tu qua? Ish. Belle prese questa. Ecco, unica cosa, tanti sassolini qua. Mi tiene bello. Bella presa. Sì. Very very good. Very very good. Blocca, tiro via tutto. Ale, Dario, qua si aggiunge sempre più gente ad arrampicare. Io non ho capito sta roba qua. Vai Stefano, inizio, io te lo consiglio di qua, Per i nani di qua? Per i nani di lì. Lui? Solana 6A. Andiamo. La Solana viene di notte con le gambe tutte rotte. Bello sto passaggetto. Bello, bello. Ti cazzia bene. Uè, bella vita. Ah, basta. Brevissima. De fuego però, Vai, tramacci qua per un'altra via. Ok, avvicinati. Vai. Opla. Eritema 6A più, è un po' distante e rinvio. È ghiaia sta parete qua, pura ghiaia. Ma come si fa? Aspetta lì, riesci a rinviarmi? Passategli la corda. Vai, ci sei quasi. Quasi. Bella, grazie mille. Dove? Sopra la corda destra? Lì? Pff.
bella fisica. Corda! Sasso! Blocca! Cavo via tutto! Senza più voce. Bella! Cambiamo di nuovo settore qua, tanto per cambiare. I professionisti. Le provano tutte. Esatto. E oggi ne abbiamo fatte 5, 6, 7, abbastanza. Dato che sono arrivati tutti gli altri, adesso ci mettiamo in questo settorino piccolo, con pareti da 10 metri con dei terzi gradi. Cosa facciamo adesso noi due? Adesso proviamo a farci male in realtà. Proviamo una calata in doppia, cosa mai fatta. Mi devo fidare di una guida molto esperta. Tu sei in quasi buone mani. Quasi, dai. Bueno. Allora, tu mi in sicurezza, via. Adesso facciamo una via semplicissima, 3C. Andiamo su in alpinistica. Vado prima su io e dopo mi raggiunge Lorenzo. Rosela. Tu hai già sulle scarpette. Bella appoggiata, tranquilla ad andare su. Un pelo bagnata, ma noi non ci preoccupano. Mi assicuro. Molla tutto! Vieni pure, molto bene. Corda! Scusami vecchio! Ma vecchio, corda bagnata, corda fortunata! Ok, vai, tirala di là sto giro. Pronti per la calata. Poi chiuso, ok. Adesso due mani lì, perfetto. Oh, che figata! Piano, qua è chiuso, libero. Che mat. Super giornatina, è andato tutto bene, ho fatto un sacco di arrampichini e adesso niente, ce ne torniamo alla macchina, soddisfatti. Magari in estate col caldo torrido e dopo mettersi qua sotto a refrigerarsi un po'. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo in una prossima arrampicata e altri giretti in montagna. Ciao ragazzi!